Dovendo scegliere tra tutte le opere o le strutture che sono in fase di realizzazione o si devono realizzare nel breve periodo, qual è secondo voi quella più importante per gli imprenditori di Brianzoli? Per gli imprenditori brianzoli, che il cantiere del San Fruttuoso finalmente finisca. Perché mi sembra che sia la cosa che tutti aspettiamo, che Monza venga finalmente saltata, che si possa avere un accesso sulle direttrici verso il nord rapide. Sarà ancora più rapido che la breve lì sia, punto. No, non credo che ci sia spazio per reinventarsi in questo momento, non sono un tecnico di questo, ma penso e credo non ci sia spazio per reinventarsi qualcos'altro per questa fascia di territorio. Personalmente credo che sia da migliorare proprio perché gli accessi agli aeroporti siano reali accessi, perché l'economia della Brianza, se è vero che debba andare verso l'esportazione, che probabilmente è il canale che l'ha tenuta in piedi in questo momento, possa migliorare la sua accessibilità verso gli aeroporti. Il mare per noi al momento sembra un po' lontano, sinceramente, anche se ovviamente la revisione di tutti i concetti di logistica portuale, oltre che aeroportuale, è un'idea che ci importa, ma credo che questo sia più un dibattito di livello nazionale che non regionale. E che altro dire sulla logistica e sulle cose da fare per gli imprenditori? Dico una cosa che forse non c'entra molto, ma che si attacca a quello che ha detto Gabanelli. La riduzione progressiva della burocrazia regionale per tutte le attività. Perché non è solo una burocrazia complicata, è una burocrazia diversificata e che a ogni livello decisionale si interpreta, si autointerpreta. Se parte una norma a livello regionale, questa norma viene interpretata ai sottolivelli provinciale, comunale, distrettuale e vari. E questa norma interpretata rende per ogni operatore di ogni settore difficilissimo capire con che cosa si ha a che fare. Soprattutto, credo che sia ora che le norme vengano applicate per tutti, in eguale misura. La competitività anche del territorio brianzolo è competitività che a volte sembra di vedere di prima, seconda e terza categoria rispetto a controlli, autorizzazioni e percorsi burocratici. Sembra che qualche categoria possa sfuggire. Allora, certezza delle regole attraverso una semplificazione e un'interpretazione possibilmente univoca e guidata, per far sì che questo avvenga, forse un intervento centrale ci vuole. La deregulation totale, che non credo sia quella che nessuno qua vuole, regole certe sì. E per quanto riguarda le regole certe, la regola certa che chiama e ci interpella a mo' di sfida Maroni è quella del 75%. Il 75% del contributo fiscale che la Regione Lombardia dà deve rimanere sulla Regione Lombardia, ma non per cattiveria, ingiustizia o che ne so, per egoismo. Qualcuno ha detto egoisti, ma come il 75%? Con regioni anche limitrofe che trattengono l'83%, con la concorrenza sleale che alle industrie lombarde fa non la Svizzera. Bolzano, provincia autonoma che dice tolgo l'IRAP alle aziende che vengono qua. Allora, una moratoria per i primi 3 anni per le giovani industrie, per i sotto i 35 anni, credo che anche agli imprenditori giovani brianzoli possa servire. Grazie. Allora, il tema delle opere per me, per noi come partito Fare Patrimonio di Clino è l'Expo, anche per la Brianza. Voi sapete che l'Expo c'è già stato a Milano,
nel 1906 ci fu un'esposizione internazionale in cui il tema dell'esposizione era l'edilizia popolare, cioè l'Expo non è una speculazione immobiliare, cioè bisogna metterselo bene in testa, perché ultimamente il dibattito, finora il dibattito è stato esclusivamente incentrato su che cosa, chi speculerà di più o riuscirà a speculare di più sui terreni afferenti all'Expo. L'Expo del 1906 era il tema. In quell'Expo era l'edilizia popolare e ci fu un progetto finanziato dalla Società Umanitaria che ha dato luogo alla creazione delle case popolari della zona di Via Solari a Milano, che sono diventate il punto di riferimento mondiale per l'edilizia in quel settore. Cioè è stato realizzato un progetto pensato da un giovane architetto che si chiamava Broglio e che è diventato poi il direttore dell'ALER. Voi lo sapete che l'ALER e il Comune di Milano sono il più grosso, hanno il più grosso patrimonio immobiliare al mondo, anche a frutto di questa scelta. In pratica quel complesso è stato fatto con, mentre prima le case popolari avevano i servizi sul ballatoio, avevano il servizio interno, c'era un asilo metodo Montessori nell'ambito del giardino, un complesso che è ancora gradevolissimo, se vi capita di andare via Solari andatelo a vedere perché è un complesso Liberty, molto, veramente molto carino. Il problema da noi è che manca l'ideale, cioè non c'è più la visione. Abbiamo raso al suolo completamente lo sviluppo delle nostre future generazioni. Quanti di voi qui, io vi chiedo, alzate la mano, quanti sanno qual è il tema dell'Expo prossimo, quello del 2015? Beh, forse però, insomma, voi siete giornalisti, insomma, mi sembra, però c'è un sì, ti ho visto, giustamente. Il tema del nutrire il pianeta e energia per la vita è totalmente sottotaciuto, nessuno si occupa di questa problematica. Quindi, per tornare alla domanda del qual è l'opera importante per la Brianza? La Brianza è riuscita a far sparire una serie di entità industriali nel settore, per esempio, dell'energia rinnovabile. Ci sono uno stabilimento a Villa Santa con circa 120 dipendenti, uno a Mezzago che fa parte ancora del territorio, c'è un altro stabilimento che mi pare sia ancora operativo a Burago Molgora, che si occupa anche questo di impianti fotovoltaici. La Brianza quindi ha creato in questi anni, anche per via del fatto che comunque l'Italia è stato un mercato formidabile per questo settore, ha creato un know-how formidabile, veramente importante. Bisogna mettere queste risorse al servizio del fine. Cioè, l'Expo non è un mezzo. Cioè l'Expo non è realizzare un'infrastruttura immobiliare e occupare un greenfield per ettari e ettari. L'Expo è uno strumento che consente di portare un messaggio al resto del mondo. Allora concentriamoci sulle cose, sul fine, non sul mezzo. Il fine è quello di mostrare al mondo qual è la competenza della Brianza nell'ambito delle energie rinnovabili. Purtroppo non abbiamo granché da portare avanti sull'altro piano, che è quello di nutrire il pianeta, ma che comunque è un tema che in Lombardia deve essere affrontato, perché invece eccellenze nel settore enogastronomico e nell'industria alimentare in Lombardia ce ne sono tantissime. Secondo me la facoltà di agraria dell'Università di Milano non è stata neanche interpellata sulle scuole. Beh, prima di tutto, questa storia del 75% francamente a me mi ha devastato. Se io guadagno 100, io sono da Lombardia, produco una roba tipo un terzo o un quarto del PIL nazionale italiano, che supera largamente Belgio o qualunque altra roba. Se io produco X di tasse che servono a tenere in piedi non solo la Lombardia stessa, ma anche una fetta importante dell'amministrazione italiana, facciamo che sono 100,
100%, diciamo sono miliardi di euro. Tanto, ah, a proposito, è vero che l'euro è un pochettino poco di moda, ma è molto di moda in certi mondi ed è ancora una valuta che se tu porti in giro ti apprezzano. Io personalmente transazioni in euro sono tuttora tra le più gettonate. Finora erano meglio del dollaro, adesso il dollaro è tornato su, per cui però siamo messi benino, ecco. Se io sono uno perché neanche in Svizzera te lo prendono in quella forma lì di valigetta. Il problema è vero. La domanda era un'altra, ok. Allora, se noi siamo gente che guadagna 100 miliardi di euro e qualcun altro ne guadagna 10 e mi si dice che il 75 deve tornare, deve stare sul mio territorio, allora mi si chiede di fare una violazione di alcune cosine che per esempio appartengono alla solidarietà nazionale, alla coesione del paese, quelle cose che tutto sommato per me rappresentano ancora qualche valore. Ma se invece di prelevare 100 di tasse, tu me ne prelevi 60, me ne prelevi 70, la smetti di essere clientelare come sei stato fino ad oggi, e qui destra e sinistra pare solo da questo punto di vista, perché non è che qualcuno ha prelevato fino a ieri mattina e ha fatto l'IMU eccetera perché voleva essere clientelare, ha dovuto andare a rattoppare un certo tipo di debito generato dall'impostazione della spesa pubblica del passato. Adesso si potrà discuterne, ma il passaggio logico è, in qualunque famiglia, se ho un debito prima pago il debito e poi mi preoccupo di evitare che si rigeneri quel debito lì, perché se l'ho tappato e ho evitato che si rigeneri, forse riesco anche a smettere di farne degli altri beni. Se io riduco quel debito del 40%, lo riduci a quello che guadagna 100, lo riduci a quello che ne guadagna 10. Quello là risparmia 4, io ho risparmiato 40. Ma che accidente di bisogno c'ho di andare a modificare le centrali di ridistribuzione se sono bravo ad evitare di avere centrali di raccolta? Cioè, se smetto di tassare la gente per certe cifre che non dovrei nemmeno pensare per sbaglio, Forse quel giorno lì io eviterò di avere anche un X di spesa. E questo, in termini di gestione regionale, è fondamentale, perché lascia sul territorio una quantità di soldi incredibile. Andando a quello che devo fare, vuol dire che le mie imprese avranno più soldi. Perché come si fa a rigenerare un tessuto civile imprenditoriale? Con le imprese. Il passaggio logico è, cosa vai a fare in regione? Bene, io vado in regione a fare, primo, una valutazione diversa sulle modalità di raccolta IRAP, sulla quale la regione uno spazio di manovra ce l'ha. La regione ha uno spazio di manovra importante sulla raccolta dell'addizionale IRPEF, sono soldi che devono restare qua, ma non perché io li prelievo e poi li ridistribuisco, ma perché non li devo prelevare. A quelli che sono bravi a fare certe cose, faccio un esempio che sarà caro a chi ama il centro Bruno Leoni, no? Il centro studi Bruno Leoni. Se io devo adesso entro un attimo nel tecnico, ci sono i bandi di concorso per chi è bravo a raccogliere la spazzatura in un certo modo e la fa conferire in un certo ambito, le piccole imprese non riescono neanche ad accedere perché sono troppo piccoli quei bandi di concorso regionale. Benissimo. Quella cosa vuol dire? Che io vado a chiedere alla regione di darmi dei soldi per fare una certa cosa, ma siccome sono troppo piccolo non glielo posso neanche chiedere perché non arrivo a quelle soglie di spesa. Benissimo. Il punto è, perché la regione deve farmi un bando di concorso quando io potrei consorziarmi con altri ed essere virtuoso nel riciclo della mia spazzatura, certificato che io non produco, io azienda, non produco determinata roba da buttare via e tu mi detassi l'addizionale dietro? Questo è un esempio. Sono tutti passaggi che meritano una rivoluzione. E io capisco che è finito il tempo, però quando uno entra in queste dinamiche, il vero problema è che non hai una chiave di lettura univoca, hai un sacco di soluzioni che devono lasciare i soldi delle imprese brianzole in Brianza. Dopodiché si deve parlare sicuramente di mobilità, e qui non c'è soltanto la Brebemi, non c'è soltanto la galleria sotto a Monza con quello che è costata, ma c'è la pedemontana che va revisionata, perché se mancano i soldi la dobbiamo fare lo stesso, non dobbiamo far finta che non esiste, da noi serve quell'autostrada, e visto che l'impatto ambientale non è così drammatico, cioè il 75% è una sfida,
Gli articoli della Costituzione che consentono questa sfida ci sono, la materia concorrente su cui la Regione Lombardia può legiferare ci sono, articolo 117, articoli tutti l'intorno, insomma, e quindi parlare del 75% è una necessità. Il 75% trattenuto sul territorio lombardo significherebbe poter fare alcune manovre di, come dice lui, abbassamento dell'imposizione fiscale su aziende, su cittadini e su quant'altro. Questo è andato di fatto dal bollo. Persino il bollo dell'auto, stasera ti prometto il bollo dell'auto indietro. Ma allora io non entro nella polemica, volevo solo dire, secondo noi l'IRAP, che è una tassa assurda, perché è una tassa che va a tassare le aziende indipendentemente dal fatto che guadagnino o no, per cui non esiste da nessuna parte, insomma, è un meccanismo perverso per cercare di mettere in difficoltà chi è già in difficoltà. L'IRAP per noi deve essere semplicemente abolita. Come si fa a trovare la consistenza economica per supportare l'IRAP? Regione Lombardia, ma anche su tutto il territorio nazionale, sono previste tutta una serie di sovvenzioni alle imprese che è equivalente in termini economici al valore dell'IRAP. E guarda caso queste sovvenzioni vanno a finire sempre o in mano alle aziende dell'amico dell'amico, o addirittura sono addirittura fornite aziende statali o parastatali o aziende decotte. Quindi il tema è molto semplice: si elimina una partita di giro inutile, si elimina una sperequazione che non ha assolutamente nessun senso, perché è di fatto una limitazione alla concorrenza, cioè nel momento in cui ovviamente sovvenziono le aziende senza un criterio vado a violare i principi di base della concorrenza. E quindi in questo modo si riesce a dare un polmone importante a tutte le aziende, lasciandogli lo spazio per poter competere ciascuna sulla base del suo merito. Le domande, vogliamo le domande? Okay. Un applauso brevissimo.